Immaginate di tornare indietro di un secolo, esattamente di un secolo, nella primavera del 1917. Ora immaginate di essere seduti dentro un treno sigillato, piombato, che sta attraversando il cuore dell'Europa in guerra da quasi 3 anni. Sedili di legno, tendine abbassate, fa freddo, niente luce elettrica, solo candele. Davanti a voi c'è seduto un uomo stempiato, ha 2 occhi magnetici, baffi sottili, un pizzetto, in testa un cappello da proletario, è tutto intabarrato in un cappotto ed è chino su un blocco di carta e sta scrivendo. Scrive freneticamente, come una febbre. L'uomo si chiama Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin, pseudonimo che lui stesso si è dato, e quel treno lo sta riportando in Russia, dove è scoppiata una rivoluzione che sconvolgerà il mondo, ma a cui manca ancora una testa politica capace di incanalarne tutto il potenziale. Una guida che per costruire il futuro Stato comunista abbia il coraggio di andare fino in fondo, liquidando il passato e chi lo incarna. Nicola II, zar di tutte le Russie. Ha una responsabilità diretta Lenin nell'uccisione dello zar e di tutta la sua famiglia? Ma certamente, ma nel senso, lì non si sa mai, la storia non dice che c'è un consiglio molto confuso che prese questa decisione. Chi poi ha materialmente sparato era un ebreo russo la cui famiglia era stata sterminata nei pogrom antisemiti voluti dallo zar. Bene.